Cosa vuol dire maratona? La maratona è una gara che si corre sulla distanza di 42,195 metri. Da dove deriva? Dall'impresa svolta da Filippide, che corre da Maratona ad Atene per annunciare cosa? Che i suoi compagni avevano vinto contro l'impero persiano. Lui ha il compito difficile di annunciare la vittoria dei greci, degli ateniesi, contro i persiani. Al tempo di Filippide non esistevano i cellulari. Filippide, nel 490 a.C., svolge un'impresa eroica contro un impero vastissimo. Gli ateniesi riescono a vincere. Deve avvisare i suoi concittadini dell'avvenuta vittoria. Deve correre. La maratona in cui si è svolta questa battaglia fino ad Atene. Per tranquillizzare i suoi concittadini che gli ateniesi avevano vinto contro i persiani. Il pericolo è stato scongiurato. Giunto alla sua meta, ad Atene, stremato dalla fatica, purtroppo Filippide muore. Per ricordare l'impresa svolta da Filippide in questa corsa strenuante che lo porterà alla morte, si correrà la maratona, che è una gara sulla distanza di 42,195 metri, istituita nelle Olimpiadi moderne nel 1896. Maratona può anche essere scritta con la lettera maiuscola. In quel caso indica un luogo. Il luogo in cui si è svolta questa battaglia che ha consegnato Filippide, il messaggero dell'avvenuta vittoria degli ateniesi, alla storia, alla leggenda. Per estensione, il termine maratona a volte indica qualsiasi attività pesante, lunga, strenuante. Certo, adesso pensare che si corra per annunciare un messaggio che può arrivare velocemente attraverso i nuovi strumenti offerti dalla tecnologia, cellulari, telefoni, è quasi impensabile. Ma a quel tempo, per annunciare una notizia, bisognava avere dei messaggeri. Messaggeri come Filippide, che corre veloce, senza tregua, fino a quando non riesce ad annunciare il suo messaggio.